Siamo Matteo e Laima e stiamo andando da Roma a Santa Maria di Leucapiedi per raccogliere fondi per AISME, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Principalmente ci spinge la voglia di vedere un sacco di posti che non abbiamo mai visto, perché il viaggiare a piedi ti permette di attraversare appunto città nuove e punti che altrimenti non vedresti con altri tipi di viaggio, e anche appunto questa raccolta fondi che stiamo affrontando perché ci teniamo molto a questa causa e incontriamo anche un sacco di persone che ci danno molto, sia perché sono appunto da posti diversi da dove veniamo, e sia anche con questa cosa della raccolta fondi stiamo raccogliendo tantissime testimonianze che ci toccano e ci fanno in qualche modo crescere. Volevamo raccogliere 900 euro perché appunto faremo circa 900 km, ma ora che siamo quasi a metà, siamo già a 1300-1400 euro, quindi sta andando molto bene. Abbiamo capito che con questo tipo di viaggi potevamo raccogliere facilmente della visibilità e allora abbiamo deciso di farlo non solo per noi, ma farlo per una causa più importante. E un mio amico mi ha parlato di AISM e mi sono piaciuti moltissimo perché fanno sia raccolta scientifica, sia ricerca scientifica che aiuto sui malati, per i malati sul campo, e allora abbiamo appunto deciso di farlo per loro e siamo molto contenti. La sclerosi multipla è una malattia della quale si parla davvero poco e della quale si sa davvero pochissimo, però con questo viaggio stiamo appunto raccogliendo tantissime testimonianze e anche chi è completamente estraneo a questo mondo si dimostra sempre molto curioso e sempre molto disponibile a capirne di più e ad approfondire la malattia e tutto ciò che ne comporta. Siamo partiti il 30 aprile da Roma. 1º giugno dovremo essere a Santa Maria di Leuca. Abbiamo attraversato il Lazio, la Campania e metà Puglia praticamente, ed erano zone a me e soprattutto a lei che non è italiana, totalmente sconosciute, e il fatto di appunto camminarci e di vedere lentamente il paesaggio cambiare è una cosa che ci ha colpito e abbiamo scoperto un sacco di cose, un sacco di posti che prima erano solo dei punti sulla cartina, adesso possiamo associarli anche a delle immagini, a delle cose più approfondite. Stiamo riscontrando un sacco di ospitalità, un sacco di calore da tutti ed è anche, credo, la parte più bella di questo viaggio. Cioè, alla fine il camminare dico sempre che è la parte più brutta e più faticosa, perché poi quando arrivi e ti senti accolto e ti senti ben voluto è sempre molto molto piacevole. La parte più bella di questo viaggio è anche conoscere le persone e ci piace farci ospitare perché appunto possiamo conoscere diverse persone in tutti i posti che attraversiamo, conoscendone così anche la cultura, come le persone vivono. E in più sarebbe insostenibile andare tutte le sere a dormire in hotel, anche perché finiremmo per spendere più di quello che possiamo raccogliere. E allora appunto lanciamo un appello perché da Bari a Lecce non abbiamo nessuno che ci ospita per ora e siamo educatissimi. Disturbiamo pochissimo e siamo molto molto simpatici, quindi è una situazione favorevole per entrambi.